Uno degli archetipi più forti del chierico che abbia mai giocato, ragazzi. Il chierico della tomba, qui su Wikirock. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Ragazzi, oggi parliamo del dominio della tomba, contenuto a pagina 19 del manuale Guida Omnicomprensiva di Xanatar. Allora, è vero, uno dei più forti che ho giocato, ma ve ne parlerò alla fine nelle mie tips finali. Diamo un'occhiata alla lore, chiamiamola così. Le divinità della tomba vigilano sulla linea che separa la vita dalla morte. Per queste divinità, la morte e l'oltretomba sono una parte fondamentale del multiverso. Profanare la pace dei morti è un atto abominevole, ragazzi. Le divinità della tomba includono Kelemvor, Ouijas, gli spiriti ancestrali della corte imperitura, Ade, Anubi e Osiride. I seguaci di queste divinità cercano di donare la pace agli spiriti erranti, distruggere i non morti e alleviare le sofferenze dei morenti. Grazie alla loro magia possono anche ritardare la morte per qualche tempo, specialmente nel caso di un individuo che debba ancora portare a termine una grande opera nel mondo. Ma questo è semplicemente un ritardo e non una negazione. Presto o tardi la morte avrà quello che le spetta. Voi siete i guardiani della soglia tra la vita e la morte, capite? Voi non negate la morte, tutt'altro, la vedete come una forma naturale dell'evoluzione, della natura per l'appunto, ok? Dell'esistenza. Voi non siete i chierici della vita che preservate a tutti i costi la vita, voi non siete quelli della morte che causate la morte, tutt'altro, voi siete quelli che vigilano, capito? Giocate su questa sfumatura e soprattutto voi ritenete disturbare il sonno dei morti, quindi la necromanzia, eccetera, eccetera, come forme abominevoli, capite? Bellissimo, e ne parliamo soprattutto nelle mie tips finali. Andiamo a vedere che cosa otteniamo, soprattutto gli incantesimi. Allora, qui abbiamo la nostra tabella e abbiamo al primo livello anatema e vita falsata. Abbiamo al terzo livello raggio di affaticamento e riposo inviolato, al quinto abbiamo rinascita e tocco del vampiro, al settimo inaridire e interdizione alla morte, al nono guscio antivita e rianimare morti. Capite come effettivamente siano sempre, in questi casi, incantesimi di concept, estremamente di concept, capite? Voi non volete provocare a tutti i costi la morte, tutt'altro. Infatti sono tutti incantesimi che tendono comunque a giocare su questa sfumatura, su questa linea, su questa sfumatura di grigio, capito? Su questa linea di passaggio. Ed è molto, molto interessante. E andiamo a vedere cosa otteniamo come privilegi al primo livello. Cerchio di mortalità. Al primo livello, il chierico ottiene la capacità di manipolare la linea di separazione tra la vita e la morte. Quando normalmente dovrebbe tirare uno o più dadi per ripristinare con un incantesimo i punti ferita di una creatura a zero punti ferita, usa invece il risultato più alto possibile per ogni dado. Cosa significa? Che c'è una creatura alleata o qualcuno che ha zero punti ferita? Perfetto. Se ad esempio vi castate cure ferite o parola guaritrice, comunque un incantesimo che o comunque un privilegio che vi fa recuperare punti ferita, un qualcosa, in quel caso non rollate, usate il massimo risultato. Cura ferite, invece di tirare un D8 più la vostra saggezza, è 8 più la vostra saggezza. Questo però se è una creatura a 0 punti ferita, cioè che sta rischiando di morire. Bellissimo. Inoltre, apprende il trucchetto salvare i morenti, che non conta al fine determinare il numero di trucchetti da chierico che conosce, quindi è un trucchetto in più. Per lui il trucchetto ha una gittata di 9 metri, quindi non è a contatto, eccetera, eccetera, ma e può essere lanciato come azione bonus. Quindi, punti, stabilizzo, salvare i morenti come azione bonus e poi c'è pure la mia azione. Bello, bello, bello. Sia di concept che di tutto. Ma non solo. Sempre al primo livello abbiamo Occhi della Tomba. Al primo livello il chierico ottiene la capacità di percepire sporadicamente la presenza dei non morti, la cui esistenza è un insulto al ciclo naturale della vita. E qui il concept di cui parlavamo prima. Con un'azione, il chierico può ampliare la sua percezione per individuare magicamente i non morti. Quindi,
Fino alla fine del suo turno successivo, il chierico conosce l'ubicazione di ogni non morto entro 18 metri da lui, che non si trovi dietro copertura totale e che non sia protetto dalle magie di divinazione. Quindi, uso la mia azione, in questo caso riesco a individuare tutti i non morti entro 18 metri, ragazzi, che non siano dietro copertura totale, in un'altra stanza, ad esempio. Questa percezione non informa il chierico delle capacità o dell'identità di una creatura, quindi non è che ti dice chi è di preciso, però ci sono non morti, è un po' una sorta di percezione del divino, del paladino, però a gratis come azione. Il chierico può usare questo privilegio un numero di volte pari al suo modificatore di saggezza, per un minimo di una volta, e recupera tutti gli utilizzi quando completa un riposo lungo. Quindi questo è utilissimo soprattutto se ci stanno magari creature invisibili, oppure capiamo se in questa zona ci stanno non morti, se ho a che fare con un non morto, capite? Anche NPC, eccetera, eccetera. Questo è molto molto utile, oltre che di concept. Andiamo avanti. Secondo livello, incanalare divinità verso la tomba. A partire dal secondo livello, il chierico può usare incanalare divinità per marchiare la forza vitale di un'altra creatura affinché sia terminata. Con un'azione, il chierico sceglie una creatura situata entro 9 metri da lui e che egli sia in grado di vedere, e la maledice fino alla fine del proprio turno successivo. La prossima volta che il chierico o un suo alleato colpisce la creatura maledetta con un attacco, la creatura possiede vulnerabilità a tutti i danni di quell'attacco. Poi la maledizione termina. Ve la spiego perché è fortissima. Vedo quella creatura, ti maledico, ti marchio in questo caso, come azione, il mio utilizzo di incanalare divinità. Il prossimo attacco, allora occhio, è un attacco, significa che può essere fatto con un'arma o con un incantesimo che abbia un tiro per colpire, non, ad esempio, non vale con palla di fuoco, capite? Ha vulnerabilità. Quindi, guardiamo il turno di iniziativa, ad esempio, io ti marchio, poi tocca al paladino, ti colpisce, ha vulnerabilità e i danni, quindi significa che prende il doppio di quei danni. Il doppio, ragazzi. Immaginatevi se critta. Questo è un privilegio fortissimo, ragazzi, fortissimo, soprattutto quando si gioca di iniziative, cose varie, eccetera, eccetera, e quindi di turno, di ordine di turno per l'appunto, pum, ti maledico, tu vieni marchiato, hai vulnerabilità al prossimo attacco, arriva quello che gli casta l'incantesimo con tiro per colpire o quello che fa l'attacco finale, ciao, ciao, davvero. Sesto livello, sentinella alla porta della morte. Al sesto livello, il chierico ottiene la capacità di arrestare l'avanzata della morte. Come reazione, quando il chierico, una creatura situata entro 9 metri da lui e che egli sia in grado di vedere, subisce un colpo critico, il chierico può trasformare quel colpo in un colpo normale. Cioè, il DM dice, ah, ho crittato. Reazione, non hai crittato. Ogni effetto innescato da un colpo critico viene annullato, per l'appunto. Tutti gli effetti, quindi non solo non è critico, ma se fa critico, no, è annullato, non è più critico. Come reazione, ragazzi. Il chierico può usare questo privilegio un numero di volte pari al suo modificatore di saggezza, fino al minimo di una volta, e recupera tutti gli usi spesi quando completa un riposo lungo. Ragazzi, ho fatto i buchi con questa con questo privilegio, ho fatto davvero i buchi. Fortissimo, è tutto perfettamente di concept, ragazzi. Andiamo avanti. Ottavo, incantesimi potenti. A partire dall'ottavo livello, il chierico aggiunge il suo modificatore di saggezza ai danni che infligge con qualsiasi trucchetto da chierico. Quindi, fiamma sacra, perfetto, e aggiungete anche saggezza. Told the dead, quindi rintocco dei morti, perfetto, boom, anche il modificatore, questo è utile, forte, 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 se dovete conservarvi gli slot, volete fare danno, con questo andate di lusso, ragazzi. E infine, custode delle anime. A partire dal 17° livello, il chierico può catturare una traccia di vitalità da un'anima morente e usarla per curare i viventi. Quando un nemico che il chierico è in grado di vedere muore entro 18 metri da lui, il chierico, una creatura a sua scelta, situata entro 18 metri da lui, recupera un numero di punti ferita pari al numero di dadi vita del nemico.
Il chierico può usare questo privilegio di classe solo se non è incapacitato. Una volta che il chierico ha usato questo privilegio, non può usarlo di nuovo fino all'inizio del turno successivo. Ragazzi, questo è forte, perché curate, prendete l'energia vitale ormai dissipata per ripristinarla a qualcun altro. Di concept, meccanicamente, bellissimo. Adesso vi dico cosa ne penso nelle mie tips. Allora, io ho giocato questo chierico nella campagna Dragonless con gli Divinity Nation. La prima volta che giocavo questo chierico. Forte. Forte. Forte, ragazzi. Sia nelle cure, sia nell'impedire che i miei alleati muoiano, sia nel consentire agli altri di fare danno, insomma, si è molto, molto forti, ragazzi. A livello meccanico, utilizzando la capacità di non far morire, ripristinare un maggior numero di punti ferita se sono a zero punti ferita, la possibilità per l'appunto di poter dare vulnerabilità ai danni, ragazzi, l'individuare i non morti, eccetera eccetera, più soprattutto critico non è permesso, te lo vieto. Io nella campagna dicevo Paladin non lo permette e toglievo il colpo critico del DM, dicevo ho crittato, non è più critico. Ho salvato le vite, ragazzi. A livello meccanico è forte, 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 forte davvero. Infatti questo è uno di quegli archetipi, se volete giocare un qualcosa di molto forte come chierico, ma che non rinuncia, tra virgolette, anche a un discorso di concept molto interessante, che vi consente di giocare su queste linee, ritenendo però, ricordo, la questione della non morte da un lato vietata, e se consentita ci deve essere un determinato motivo. E questo mi fa ricollegare al discorso di roleplay. Sotto un punto di vista di roleplay, ragazzi, questo archetipo ti sta dando un'indicazione, una direzione. Voi giocate sulle sfumature di grigio, voi uccidete se c'è un determinato motivo, preservate la vita se c'è un determinato motivo, capite? Voi non risvegliate i morti così, lo fate se c'è un motivo valido per questa cosa. Siete dei chierici che hanno un determinato ideale, che capiscono che ha determinate sfumature di grigio, capite? Non è un qualcosa che giocate in maniera così tanto caotica, tra virgolette, è per costruzioni solide dei personaggi di base. Poi, ognuno come vuole, lo ricordo. Ma è bello, soprattutto perché avete determinati ideali, avete determinati principi, capite? E giocate su questa cosa, voi l'accettate la morte, non è un qualcosa che va rifiutata, che va temuta, va abbracciata. Capite? Così come la vita. Non siete un estremo e l'altro, siete il tutt'uno. È molto bello, è molto interessante, molto maturo, oserei dire, come concept questo. Perché non è così immediato giocare su queste sfumature di grigio, soprattutto con atteggiamenti che possono tendere al non caotico. Capite, ragazzi? Questo lo ritengo molto interessante, sicuramente uno dei più divertenti, uno dei più belli che abbia mai giocato e che mi ha più aiutato nella caratterizzazione di un personaggio, anche mettendomi in difficoltà. Per questo io vi consiglio di dargli una possibilità a questo archetipo e sicuramente non rimarrete delusi, ragazzi, sia sotto un punto di vista meccanico che sotto un punto di vista di roleplay. Ma fatemi sapere che cosa ne pensate. E ragazzi, io come al solito vi ringrazio, invito a iscrivervi a tutti i nostri social, che i nostri link sono in descrizione, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ragazzi, e ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.